Hey Cugio, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 e sapete cosa significa questa schermata. Oggi altri due reclutamenti, appunto come avete letto dal titolo, due reclutamenti speciali per Bailong. Bailong ha due forme Miximax speciali in questa versione di gioco che si possono prendere con un altrettanto metodo speciale. Normalmente in Inazuma Eleven, in tutti i giochi, basta andare a parlare con un personaggio specifico e vi darà appunto delle amico card da cui potrete appunto reclutare altri vari giocatori. Solo che per prendere queste due card speciali per Bailong bisogna, purtroppo, avere delle monete d'oro. Le monete d'oro si prendono facendo tante partite e vincendo a rango S, però partite amichevoli, quelle da 30 minuti in due tempi. Quindi cosa bisogna fare con queste monete d'oro? Bisogna andare su Sandorias, il pianeta sabbioso, e andare appunto a slottare questa gacha qui. Questa gacha vi darà delle tecniche speciali molto facilmente e più difficilmente vi darà delle amico card dalle quali appunto potrete reclutare vari giocatori. I giocatori di cui oggi farò il reclutamento sono appunto due card speciali. Tsururyu, che sarebbe la fusione di Tsurugi e Hakuryu, ovvero Victor e Bailong, e la fusione Hakushu, ovvero Hakuryu e Shu, Bailong e Tescat. Questi giocatori hanno un tiro di oltre 180 di base, quindi immaginate al livello al quale può arrivare una volta che avete potenziato al massimo la sua statistica migliore. Quindi non perdiamo altro tempo e vediamo di quali requisiti hanno bisogno. Hanno due requisiti uguali, quindi non ci impiegheremo molto. Intanto vi dirò i requisiti di cui entrambi hanno bisogno. Hanno bisogno di una grande squama di drago. Questa grande squama di drago si prende molto facilmente da una squadra di livello 35 che si trova nel percorso di Satoko. Satoko la troviamo alla torre Inazuma, ecco la ragazza questa qui che poi fa anche il tifo per Buddy nel Football Frontier International, ed è questo percorso qui. Come ho detto appunto, è molto facile sconfiggere questi personaggi, non vi preoccupate, non avrete alcun problema. Come ho detto, è molto facile sconfiggere questa squadra, gli ho fatto un 16-0 molto facilmente e al primo tentativo, ma è successo una cosa del genere, ho ricevuto la squama di drago. Il secondo oggetto che ci serve è la statua che fonde luce e oscurità. L'ho già trattata in uno scorso video, quindi se già ce l'avete potete anche skippare questo passaggio, però per quelli che non ce l'hanno vi dico come fare. Bisogna sconfiggere il Team Zero che si trova nel percorso di Celia Hills. Celia Hills si trova allo stadio del Cammino Imperiale, parlate con lei e affrontate il Team Zero fino a che non vi rilasciano questo oggetto. Vabbè, ho detto Team Zero, sarebbe l'ombra ancestrale, poi lo vedete anche nel video. Poi i requisiti qui cambiano. Andiamo a vedere Tsururyu. Tsururyu ha bisogno della foto dell'insegna del vecchio club di calcio. Come si prende? Basta andare nel presente alla scuola Raymond, andare dove si trova il vecchio club di calcio e scattare una foto all'insegna. Per questo ultimo requisito dobbiamo invece recarci all'ospedale di Inazuma City, salire al primo piano e andare a parlare con Vladimir. Nella sua stanza ci sarà una palla da calcio. Fate una foto a quel pallone e avrete anche l'ultimo requisito per reclutare Tsururyu. Ripeto, Tsururyu è forse il personaggio che ha uno dei maggiori punteggi in attacco. Arriva oltre 400 ed è fenomenale. Se volete un giocatore forte in squadra, inserite lui. Mentre per Hakushu le cose cambiano un pochino, ma sono comunque semplici. Per Hakushu ci serve una foto che è la foto della statua delle dee del calcio. Questa foto l'abbiamo presa già tantissime altre volte nei vari tutorial su come reclutare altri giocatori e la troviamo all'uscita della stazione di Inazuma City. Eccola qui. Poi ci serve un argomento che è l'argomento spiaggia bellissima. Si prende in questo vicoletto di Inazuma parlando con questo ragazzino qui. Anche per Hakushu le statistiche sono davvero molto alte. Come ho detto appunto, Hakushu e Tsururyu hanno dei punteggi di attacco che sono fenomenali. Sicuramente metterò Tsururyu nella mia squadra finale, alternandolo con qualche altro giocatore perché davvero è fenomenale. Bene Cuj, e primo reclutamento di questo nuovo anno termina qui.
Questi due giocatori, se li volete, sono davvero forti. Io ve li consiglio caldamente. Come sempre vi ringrazio inoltre per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!